Vuoi per il brutto tempo, vuoi per le ripetute fughe dei bagnanti dalle spiagge, terrorizzati dal terremoto, così pare a quanto raccontano allarmisti titoli degli ultimi giorni di quotidiani nazionali, TG e post sui social network, sta di fatto che quest'anno la stagione estiva induce a partire e gli operatori turistici della Versilia non se la passano molto bene. Alberghi, stabilimenti balneari e negozi vuoti. E le notizie divulgate dai media con toni da panico degli ultimi giorni di certo non aiutano. La Versilia sembra improvvisamente diventata un luogo pericoloso per turisti e bagnanti della domenica, che, scoraggiati dalle pessime previsioni meteo che vengono diffuse e dalla minaccia di catastrofi naturali in agguato, cambiano meta. Gli operatori turistici della zona e i Federalberghi si dichiarano seriamente preoccupati e amareggiati per l'accanimento mediatico della stampa nazionale. Ad essere preoccupato per la situazione è anche Rodolfo Pasquini, direttore di Confcommercio della provincia di Lucca, che afferma che parlare di fuggi-fuggi dalle spiagge, oltre ad essere infondato, è anche pericolosamente fuorviante per il turismo della costa versiliese, area che per storia e conformazione territoriale non dà motivo di pensare alla possibilità di un sisma capace di produrre danni rilevanti. E dopo aver espresso il suo sentimento di piena vicinanza alle popolazioni della Garfagnana e della Lunigiana, auspica una maggiore attenzione nel divulgare le informazioni. Oltre alla questione mediatica, Pasquini critica anche i disagi provocati dai lavori, tuttora in atto, sull'autostrada Bretella, che giudica inaccettabili in questa fase dell'anno e che sostiene che avrebbero dovuto concludersi in estate, visto che vanno ad agire su un'arteria di collegamento fondamentale per e verso la costa. Nel mirino di Pasquini anche la tassa di soggiorno a Viareggio, che vede come un ulteriore aggravio per operatori già oltremodo colpiti dalla crisi economica. Segno positivo invece per la proposta dell'assessore regionale Cristina Scaletti di creare un progetto unificato di promozione e accoglienza che riguardi tutta la costa toscana.